Quindi si parla dell'agenda 2030. Cinquina! 2030, cinquina! La Cina sta inquinando il mondo. E cinquina anche a noi. E ci inquina pure a noi. Mentre al cittadino europeo piace l'autocastrazione con gli euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, le targhe alterne, il cappotto alle case, le caldaie con un grado in meno e i camini spenti in montagna, vediamo che la Cina ha invece aumentato le emissioni del 4,2% e che anche nei primi mesi del 2023 sono cresciute del 4%. Sempre in Cina il consumo di petrolio è salito del 5,5%, quello del carbone del 3,6% e quello del gas dell'1,4%. Cioè, è impressionante il dato del carbone 2022, non trovate? Noi non possiamo nemmeno nominarlo e quelli lo aumentano del 3-6%. Insomma, i dati sono chiari. Quella patetica Unione Europea che ci perseguita da anni sull'inquinamento produce solamente il 7,3% delle emissioni globali. E di quel 7,3% l'intero sistema dei trasporti è responsabile solo per un quarto. Ma le formichine europeine vengono additate dai gretini di turno ogni giorno perché devono abbassare l'inquinamento. Mentre solo Pechino l'anno scorso ha concesso permessi per 106 gigawatt di capacità in 82 siti, cioè il quadruplo della capacità approvata nel 2021, ed è pari all'apertura di 2 centrali a carbone ogni settimana. Invece cosa facciamo noi, che siamo furbi ed eurocredenti? Regaliamo settori commerciali per poi andare a comprare i beni proprio da quei paesi che li realizzano senza alcun rispetto ambientale. È roba da matti? Considerando di chi stiamo parlando, l'unica risposta è sì. Sull'altare della transizione ecologica stiamo distruggendo l'industria dell'automobile senza capire che così diventeremo una succursale della Cina, da cui già oggi dipendiamo per le batterie e le terre rare. In quest'altra mappa sono evidenziati con il colore rosso gli stati che hanno messo al bando i motori a scoppio dal 2035. Oltre all'Unione Europea e allo Stato della California, nessun altro paese nel mondo ha preso questa decisione. È evidente che se in Europa siamo così virtuosi e nel resto del mondo invece si continua a bruciare combustibili fossili, il nostro sforzo viene totalmente azzerato. Ma noi siamo furbi e autocredenti. Infatti è proprio questa la patria dell'ecoansia, delle manifestazioni green, delle autostrade bloccate dagli attivisti. Qui da noi. Gliel'avete detto che potrebbero provare a bloccare le strade in Cina per vedere come va a finire? O devono rompere le palle a noi perché gli piace vincere facile? Tutto questo è l'ennesimo capolavoro della follia che ci vede viaggiare a grandi passi verso la desertificazione industriale. Ma l'euro gregge ne è felice. Ma veramente siete così presuntuosi da pensare che siano le nostre emissioni ad essere quelle determinanti? Se anche nei prossimi anni riuscissimo a dimezzarle, cambierebbe davvero qualcosa? Intanto Pechino sembra decisa a premere il piede sull'acceleratore e le sue emissioni raggiungeranno il picco nel 2030. Si vede che a loro non è ancora arrivata l'agenda. 2030. Mm.